Benvenuti alla prima puntata di DigiNews, solo news digitali per i professionisti del mondo ICT. Apertura d'obbligo per un debutto atteso da tempo e destinato ad aprire nuovi e importanti scenari di mercato. Questo è l'annuncio più importante di Nikon dalla presentazione della prima fotocamera digitale avvenuta 14 anni fa. Takamitsu Uchida, presidente di Nikon Europe, non usa mezzi termini per salutare il debutto in contemporanea mondiale della nuova Nikon One, la soluzione che segna il debutto della società nel mercato delle cosiddette mirrorless. Clima delle grandi occasioni anche per il lancio italiano, avvenuto nel corso di un mega evento milanese, al quale hanno presenziato addirittura Piero Chiambretti e i campioni del mondo della pallanuoto. In esclusiva per DigiNews, ecco le parole di Aldo Winkler, CEO di Nital, distributore ufficiale dei prodotti Nikon in Italia. Allora, la Nikon è già da un po' di tempo, forse anni, che sta studiando una giusta alternativa al, diciamo, al concetto delle cosiddette mirrorless. Ci ha studiato anche molto perché non voleva fare una copia brutta delle reflex o una copia belle delle compatte, ma un concetto nuovo di fotografia, proprio per questo che ha voluto aspettare tutta questa nuova tecnologia che è riuscita a mettere in questa macchina. È rivolta a un certo tipo di utente che è ovviamente sensibile a, diciamo, all'innovazione tecnologica, che piace fare le fotografie di un certo genere, ma diciamo anche complessa dal punto di vista, ma anche molto facile dall'altra parte, perché ovviamente ci sono, diciamo, degli aspetti fotografici che sono molto non professionali ma da utente, e quindi la famiglia, le donne e tutto un certo tipo di tipologia di persone che sono sensibili alla tecnologia e alle innovazioni. Nuovi prodotti ma anche nuove strade per sostenere i clienti. Brocade, società protagonista nel mondo delle architetture per data center, ha infatti varato una serie di importanti novità tecnologiche, ma soprattutto una interessante modalità di acquisto basata su abbonamento. Anche una premier assoluta è il Brocade Subscription Model, che è una modalità finanziaria completamente innovativa mediante la quale i nostri clienti possono comprare un'infrastruttura basandosi sul pagamento di una fees per porta mensile, di fatto consentendo di spostare l'investimento per una nuova infrastruttura da un modello basato su CapEx o su leasing verso un modello completamente basato su OPEX, garantendo di fatto una crescita adeguata alle proprie capacità finanziarie di quella che è la propria infrastruttura. Modello di subscription che in questo momento è offribile per il tramite di un contratto diretto tra Brocade e clienti finali, verrà presto e a breve esteso anche al canale ufficiale di vendita Brocade all'interno del channel program ufficiale. Chiusura di prestigio dedicata ad un'attesa novità in casa Adobe. Il colosso dell'imaging e della gestione documentale ha infatti lanciato in questi giorni il nuovo programma di canale. Un'iniziativa molto attesa sul mercato, che rilancia il focus della società sui rivenditori e si propone di offrire loro importanti opportunità di business a valore. Adobe lancia un programma di canale mirato ai nostri distributori e ai nostri concessionari, strutturato su 4 livelli, fornendo sia ai distributori che ai concessionari dei benefici molto tangibili, proporzionali al livello di engagement con Adobe. Con il lancio del programma Adobe intende collaborare a più stretto contatto con tutti i concessionari, ma particolarmente con i concessionari che operano nella fascia media del mercato, fornendo tali benefici che permettono a questi concessionari di vendere in maniera più attiva i prodotti presso gli utenti finali. Adobe sta lanciando questo programma in Italia e devo dire che lo attendavamo da parecchio, noi che appunto lavoriamo a stretto contatto con i rivenditori in Italia. Credo che questo sia veramente un grande passo avanti nell'offerta che Adobe sarà in grado di fornire a tutto quello che sono i nostri rivenditori, i nuovi rivenditori che andremo a toccare. Questo programma, una delle peculiarità di questo programma è che è indirizzato a quello che è lo small e medium business, e quindi la focalizzazione che avremo appunto partendo fin da subito nel momento in cui implementeremo questo programma sarà quello di lavorare con i nostri già attuali rivenditori, distributori nello sviluppare e organizzare e implementare questo programma e cercare nuovi rivenditori che siano in grado di indirizzare al meglio l'offerta Adobe in tutti i vari settori, in tutti i vari vertical che appunto l'offerta Adobe
permette, indirizzando e strutturando anche l'organizzazione di canale proprio nei diversi livelli, quindi dallo small al medium e al livello alto della piramide stessa.